Da giovedì 4 marzo a Modena e provincia scatta la zona rossa. Ma voi sapete dove si verificano questi contagi? Penso in giro. Quando c'è affollamento? No, io non ho idea. Non lo so. Aumentano i contagi, di conseguenza le misure diventano più restrittive. Si passa da zona gialla a zona arancione rafforzata per arrivare al rosso in base all'indice di contagio. Ma dove si verificano questi contagi e soprattutto dove si diffonde il virus? È una domanda interessante. Sicuramente il comportamento dei cittadini determina questo aumento. Il tracciamento dei contagi, tutte queste informazioni ad oggi? No, non ce l'abbiamo. Il tracciamento, diciamo che lascia molto desiderare. Ecco. Tracciamento dei contatti, che sarebbe utile per individuare i contesti in cui avviene il contagio. Quindi secondo te i contagi aumentano con l'affollamento? Sì, potrebbe essere. Certo. Orario durante la giornata. Il famoso tracciamento dei contagi e dei contatti delle persone, avete mai capito come funziona? No, io no. Sinceramente no. E dicono di non fare assembramenti e poi non si sa esattamente dove sono sti contagi. I momenti in cui ci sono gli assembramenti. Faccio veramente fatica a capire dove è fondamentalmente il luogo dove avviene più contagio, perché comunque anche dentro le case, cioè sì, nei luoghi chiusi, che sono sicuramente attualmente le case, sì, i luoghi di lavoro, gli uffici, così sicuramente anche lì. Sì, esatto, non... nelle aziende. Secondo lei anche nel mondo del lavoro bisogna prestare maggiore attenzione? Non se ne parla mai. Queste informazioni mancano però, su dove ci si contagia e si diffonde il virus. Diciamo che si tende sempre a buttare la colpa sul giovane che si assembra davanti al bar, cioè alla fine tutti la pensiamo un po' così.